Siamo con il proprietario del ristorante Il Pirata di Bagnara Calabra. Ecco, lei aveva indetto una data per una manifestazione che si doveva svolgere il 2 di settembre, ma è stata rinviata? È stata, diciamo, di nuovo rinviata per problemi logistici e, diciamo, pure di convenienza, perché siccome facciamo una nuova sagra, che a giorni con Graziano faremo un'intervista dove illustreremo tutto il programma di questa sagra, che si chiama Sapori e Gusto a chilometro zero, e l'abbiamo rimandata al 23 settembre, dove ci sarà questa serata annullata che suoneranno insieme sia l'Osteria che i Popolari in un duetto particolare per la prima volta che suoneranno. Quindi sarà una sagra dedicata a che cosa? Questa sagra è tutta, si basa su tutti i prodotti che Bagnara offre, il suo territorio, sia il terreno che il mare, e racconteremo pure la storia di Bagnara con i personaggi che hanno fatto la storia di Bagnara. Vabbè, nei prossimi giorni informeremo il programma della manifestazione, di questa prima sagra. Gusto e sapore a chilometro zero.